Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi vediamo di costruire la struttura dell'anidride perclorica utilizzando la notazione di Lewis. Ricordo che sul canale di YouTube troverete un'apposita playlist in cui ci sono tantissimi esercizi svolti sulle strutture di Lewis. Bene, il primo step che dobbiamo andare a eseguire, come abbiamo sempre detto, è quello di andare a definire il numero di elettroni di valenza di ogni singolo elemento chimico che costituisce la molecola. In questo caso abbiamo due atomi di cloro, sappiamo che il cloro appartiene al settimo gruppo, pertanto ha valenza 7 per due atomi di cloro, quindi avremo 14 elettroni. L'ossigeno appartiene al sesto gruppo, quindi 6 elettroni per 7 atomi di ossigeno, in tutto avremo 42 elettroni. Andando a sommare, avremo 56 elettroni che dobbiamo andare a distribuire sulla molecola. Anche in questo caso, quando abbiamo a che fare con molecole come queste, dobbiamo andare a stabilire quello scheletro che permetta di determinare una molecola che abbia una certa simmetria, in quanto quanto più è simmetrica la molecola, tanto più risulta essere stabile. E l'unico modo in cui noi osserveremo una simmetria è quella di andare a inserire, quindi a definire come atomo centrale, un atomo dell'ossigeno. Adesso costruiamo lo scheletro, quindi l'ossigeno a cui sono legati i due atomi di cloro, e ogni atomo di cloro avremo la verrà legato, sarà legato dagli altri ossigeni. E quindi in questo caso avremo 6 ossigeni più quello centrale, 7 ossigeni, quindi andiamo a sistemare tutti gli ossigeni. Bene, al numero di elettroni totali dobbiamo andare a sottrarre quelli che abbiamo utilizzato nello scheletro della molecola, quindi abbiamo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16, quindi meno 16 elettroni, quindi avremo. Dobbiamo andare a sistemare 40 elettroni, meglio ancora 20 coppie di elettroni. Bene, andiamo a sistemare prima sugli atomi più esterni, come abbiamo sempre detto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ok, quindi abbiamo in questo caso stabilito, quindi abbiamo sistemato le coppie in modo tale che ogni elemento chimico, abbiamo detto, raggiunga l'ottetto. A questo punto, che cosa dobbiamo andare a definire? Le cariche formali, perché l'unico modo per comprendere la geometria e andare a vedere le cariche formali che hanno ogni singolo elemento, in modo da andare a definire se c'è una elevata separazione di carica o meno. Quindi consideriamo i clori, cioè i due clori centrali, quindi ne facciamo uno perché sono simmetrici, quindi carica formale del cloro, a quanto sarà pari al numero di valenza, che è 7, meno gli elettroni condivisi, che in questo caso sono. Quindi 1, 2, 3 e 4, quindi meno 4 uguale a più 3. Quindi su ogni atomo di cloro andremo a inserire 3 cariche formali. Stesso cloro, identico modo perché sono simmetrici. Ok, adesso andiamo a vedere le cariche formali degli altri ossigeni. In questo caso,
quindi l'ossigeno, carica formale dell'ossigeno è uguale 6 di valenza meno quanti elettroni hanno condiviso, quindi 1, quindi abbiamo 2, 4, 6, quindi 7 uguale a meno 1. Quindi su ogni ossigeno avremo una carica formale negativa. È evidente che una struttura del genere non può in alcun modo esistere, perché abbiamo una elevatissima separazione di carica. Però che cosa accade? Innanzitutto il cloro può espandere l'ottetto e quindi può generare, e può quindi condividere più di 8 elettroni. E vedete, ogni cloro che presenta 3 cariche formali, queste cariche possono essere neutralizzate da altrettante cariche formali negative presenti sull'ossigeno. E quindi in questo caso si andranno a generare dei doppi legami in cui ogni ossigeno andrà a condividere il proprio doppietto elettronico con il cloro, andando a generare i seguenti doppi legami. Per quanto riguarda l'atomo centrale, poiché ha raggiunto l'ottetto, quindi avrà sicuramente carica formale 0, quindi inutile andare a definirla. Quindi avremo l'ossigeno, l'atomo centrale, il cloro, che andrà a generare, vedete, doppi legami con l'ossigeno, un altro cloro, doppio legame con l'ossigeno, ok. Quindi questa è la struttura, in quanto se io vado adesso a considerare le cariche formali, tutte queste cariche formali daranno un valore 0. Per esempio, consideriamo il cloro, quindi carica formale del cloro sarà pari a 7 meno, andiamo a contare, quindi facciamo un solo esempio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quindi meno 7 uguale a 0. Quindi anche questo cloro avrà carica formale 0, così come tutti gli altri ossigeni. Bene, vista così la struttura, sicuramente è la struttura favorevole, in quanto non abbiamo separazioni cariche, in quanto tutti gli elementi hanno carica formale 0, quindi sicuramente questa è la struttura molecolare più stabile possibile. Bene, io ho terminato la lezione. Spero che vi sia piaciuto, abbiamo fatto un ulteriore approfondimento. Vi invito a iscrivervi al mio canale, a schiacciare un like. Alla prossima!